Intanto mi scuso, ma come forse vi hanno detto, mi è successa una cosa buffissima perché ero all'assemblea dei circoli a Viterbo e dopo, poi siamo rimasti a dormire a Firenze. Ieri stamattina c'era un disinnesto di un ordigno bellico a Sasso Marconi, quindi sono stati 20 minuti in fila con tutti i giapponesi che sono scesi fotografati, una cosa praticamente da fila. Comunque io farei così, magari adesso in questo primo intervento, come mi veniva chiesto, faccio un po' un quadro dello stato dell'arte, poi dopo magari diciamo mi riservo anche un'opinione più politica, insomma, nel corso mia, che ovviamente ho, che metto volentieri a disposizione nel corso del dibattito, così non parlo troppo all'inizio, insomma, tanto abbiamo tutti e tre la possibilità di dire le nostre cose e poi insomma anche di fare come al solito un confronto. Adesso, domani c'è un voto procedurale su Jobs Act e poi c'è venerdì il voto sulle questioni pregiudiziali che hanno presentato il Movimento 5 Stelle e altri gruppi parlamentari, e quindi poi dalla settimana successiva si dovrebbe poterlo approvare. Tra martedì e giovedì ci sono i voti in commissione, sia sul Jobs Act sia sulla legge di stabilità, perché insomma entrambi i temi insomma devono essere posti, devono passare ovviamente al vaglio delle commissioni, e subito dopo insomma appunto si apre il tema legge di stabilità. Lo stato dell'arte per quanto riguarda il Jobs Act è fondamentalmente questo: c'è stata una prima delega al Senato, che è quella su cui, come sapete, c'è stato anche un dibattito piuttosto forte nel Partito Democratico, con anche posizioni molto critiche, peraltro caratterizzano, devo dire, anche me, insomma, rispetto ai contenuti della delega del Senato, soprattutto perché si è aperta la discussione sulla riforma dell'articolo 18, poi nella delega del Senato questo aspetto sostanzialmente non è nemmeno indicato, insomma. Ovviamente questo lascia aperto un'ampia discrezionalità al governo. C'è addirittura chi sostiene che se la delega fosse quella del Senato e il governo, diciamo, dopo insomma, agisse sull'articolo 18, ci potrebbe essere un eccesso di delega rispetto a quella che è la normativa sulla delega. C'è chi dice così, c'è chi dice che non è così. Poi insomma, le cose sono andate avanti, quindi la prova probabilmente non ci sarà mai, nel senso che c'è stato, diciamo, un accordo politico tra il presidente della commissione bilancio della Camera, che è Cesare Damiano, e il governo, che ha portato a individuare alcuni emendamenti al Jobs Act, per cui a questo punto ci sarà, diciamo, un testo diverso da quello del Senato, cioè la commissione lavoro della Camera voterà una nuova delega differente da quella del Senato. Su questa nuova delega, uno dei punti di questo accordo, poi si va al voto in aula, diciamo, uno dei punti di questo accordo politico è che quello per cui, diciamo, il governo non mette la fiducia, ma si va in aula col testo della commissione, ma con la possibilità, cioè, di un dibattito in aula senza la fiducia. Ho visto che Renzi ha dichiarato che se però gli emendamenti che vengono presentati sono 1000, a quel punto il governo metterà la fiducia. Questo sta accadendo quasi regolarmente, perché noi poi abbiamo un problema proprio di regolamenti della Camera, per cui spesso per far passare un provvedimento, se non si mette la fiducia, i tempi diventano lunghissimi. Nel momento però, in quel caso, il governo metterebbe la fiducia non sul testo del Senato, ma sul testo che esce dalla Commissione Lavoro, e quindi su un testo, diciamo, che recepirebbe i contenuti dell'accordo politico a cui ho fatto riferimento prima. Uso sempre il condizionale perché sono cose che non sono ancora accadute, diciamo. Per ora ci sono stati una serie di emendamenti condivisi da tutti i parlamentari PD della Commissione Lavoro, a prescindere, diciamo, dalle posizioni che avevano assunto sul tema del Jobs Act. Questi emendamenti riguardano fondamentalmente il fatto che viene previsto di nuovo il reintegro per licenziamenti discriminatori e disciplinari, con questo, diciamo, in sintonia col documento che è stato votato dalla direzione nazionale che si era occupata del, credo, la tre direzioni fa, comunque insomma direzione nazionale che si era occupata di quel tema. In più però ci sono degli altri aspetti: si agisce sul demansionamento, cioè sul fatto che l'azienda, diciamo, può calare di
di funzioni all'interno della struttura un lavoratore, legandolo solo a casi di gravi crisi aziendali comprovate per 3 anni. Quindi si mette una maggiore tutela sul demansionamento. C'è l'impegno in legge di stabilità ad aumentare le risorse per gli ammortizzatori sociali fino a 2,7 miliardi di euro rispetto al 1,5 miliardi che era, diciamo, che era previsto in questo fino ad ora, diciamo. Si agisce sul controllo a distanza, dicendo che deve essere rispettoso della privacy, delle dignità, delle condizioni di lavoro del lavoratore, e si inserisce in modo più netto di quanto era nella delega al Senato l'obiettivo di semplificare i contratti di lavoro, eliminando tutta una serie di fattispecie, diciamo, con caratteristiche di maggiore precarietà, diciamo, per favorire un percorso di contratti a tempo indeterminato come forma prevalente di assunzione. Questi sono, diciamo, i punti nuovi rispetto alla delega al Senato, che sono stati nati da un confronto tra il governo istituzionale, tra il governo e la presidenza della Commissione Bilancio, politico tra sostanzialmente il governo e appunto Damiano, che è appunto il presidente della Commissione Bilancio, che ha prodotto una serie di emendamenti condivisi dai componenti PD della Commissione Bilancio. Questo è, diciamo, lo stato dell'arte. Rispetto a questo stato dell'arte, nell'ambito della minoranza, diciamo, chi nel congresso non ha sostenuto Renzi, c'è un ulteriore lavoro di emendamenti che dovrebbero essere presentati martedì, che agisce ulteriormente sull'articolo 18, in particolare nel caso di licenziamento per ragioni economiche, e diciamo mirano a proporre ulteriori modifiche e integrazioni rispetto a quelle che già sono state oggetto dell'accordo. Questi emendamenti non sono ancora stati presentati pubblicamente, sono stati presentati martedì, agiscono ulteriormente sulle garanzie rispetto appunto alle modifiche dell'articolo 18 in particolare, poi anche su altri temi, sulla sicurezza, sui luoghi di lavoro e così via. Con gli emendamenti vedremo che iter avranno, perché appunto dipende se viene messa la fiducia sul testo della Commissione o meno, e che parere darà il governo sui vari emendamenti. Questo un po' è lo stato dell'arte dell'articolo 18. Per quanto riguarda la legge di stabilità, i punti principali, che peraltro considero sono molto positivi, sono il consolidamento degli 80 euro, che costa circa 10 miliardi di euro, i benefici fiscali per le imprese, che sono un po' più di 6 miliardi di euro, il fatto che chi assume nuovi lavoratori per i primi 3 anni riceve ancora più rilevante, che vale sostanzialmente un miliardo di euro, e poi si comincia un percorso di attuazione del patto di stabilità per i comuni, che insomma dovrebbe, e poi ci sono insomma manovre meno importanti, però questi mi sembrano insomma i punti principali. Il punto più delicato della legge di stabilità è che questa manovra viene in parte finanziata con ulteriori tagli alle regioni e agli enti locali, su cui sia la Conferenza delle Regioni sia l'ANCI hanno espresso forti contrarietà e preoccupazioni, anche perché, ma questo non è un problema solo di questo governo, si continuano a fare lineari, quindi diciamo non legati alla virtuosità dei bilanci degli enti, ma sostanzialmente indifferenziati, e quindi c'è secondo me un confronto da condurre con ANCI e Regioni per vedere come gestire questo aspetto, che a mio avviso è il punto più delicato della legge di stabilità. Questo è un po' lo stato dell'arte. Poi io ovviamente una mia opinione politica che non mancherò di dire, però sembrava più giusto, anche per rispondere al tema, dirvi un po' com'è la situazione, insomma, in modo che su questo poi possiamo costruire la discussione.